Bentornati nella cucina di Monica. Oggi prepareremo insieme un primo piatto. Faremo insieme i ravioli con ripieno di ricotta al sapore di primavera. Per fare questa squisitezza avremo bisogno di parecchie cosine. Allora, per l'impasto avremo bisogno di 150 g di farina di semola di grano duro, 150 g di farina 00, 3 uova e 20 ml di olio extravergine d'oliva. Per il ripieno invece avremo bisogno di 400 g di ricotta di bufala, 100 g di formaggio grattugiato, 2 uova, sale e pepe. Per il condimento avremo bisogno di 750 g di zucchine che io già ho tagliato a pezzettini, 100 g di fiori di zucca che ho già lavato e tagliato a pezzettini piccolini, 100 g di gamberetti sgusciati, origano, sale, pepe, prezzemolo, aglio ed olio extravergine d'oliva. Adesso, come prima cosa, andremo a impastare l'impasto per i nostri ravioletti. Li faremo questo per prima perché dovrà riposare un po' l'impasto. Ecco il nostro impasto. Allora, la farina, le uova e l'olio. Facciamo impastare il tutto finché non formiamo un panetto consistente. Il nostro panetto è pronto. Adesso lo faremo riposare perché la pasta fresca ha bisogno di riposare una mezz'oretta. Nel frattempo andremo a preparare il resto, il condimento e il ripieno per i ravioli. Adesso andremo a mettere l'olio nella padella. Non siate tirchi di olio, qui ci vuole perché comunque è un condimento per i ravioli. Mettiamo uno spicchietto d'aglio. Facciamo soffriggere un secondo e poi andremo a mettere le zucchine. Mettiamo il coperchio. Adesso facciamo appassire ben bene le nostre zucchine e poi andiamo a mettere il resto degli ingredienti. Ora passiamo al ripieno. Per il nostro ripieno mettiamo la ricotta, le uova, il formaggio, sale e pepe. Io per il ripieno normalmente non metto tante cose perché poi è il sughetto quello che fa il tutto, se no si appesantisce se uno fa anche il ripieno molto calorico. Dopo questo impasto lo metteremo in un sacco a poche e faremo i nostri bei ravioletti di misure che uno vuole, non c'è una misura giusta. Aggiungiamo i gamberetti e i fiori di zucca. I miei fiori di zucca. Poi mettiamo i gamberetti. Facciamo continuare la cottura per un'altra decina di minuti a fuoco lento lento. Se no, rischiamo di bruciare il tutto. Nel frattempo abbiamo messo la pentola con l'acqua e noi adesso andiamo subito, subito, subito a preparare i ravioletti. Stendiamo la nostra pasta che abbiamo fatto riposare. Andiamo a tagliare dei pezzettini così. Schiacciamo leggermente sopra e passiamo nella macchinetta mettendo un poco poco di farina, ma leggermente perché l'impasto così è perfetto, non si attacca. Mettiamo a 3, questo era ad 1, adesso mettiamo a 3 e poi a 6. Facciamo fare 3 giri.
Una volta che le nostre strisce saranno ben tirate, andremo a formare i nostri ravioli in questo modo. Ne mettiamo un pochino perché ho scelto lo stampino per i ravioli un po' più piccolino. Poi schiacciamo così leggermente per far uscire l'aria, se no in cottura rischiamo di farli aprire se non esce tutta l'aria. Possono anche congelare, li mettete su di un vassoio, li congelate, dopo li cacciate e li mettete in un sacchetto. Tranquillamente, nei momenti di festa avrete i ravioli. Una volta che i nostri ravioletti saranno pronti, li andremo a immergere nell'acqua bollente, delicatamente, acqua già salata, e li faremo cuocere. Un 5-6 minuti, dipende da come avete fatto sottile la sfoglia, poi ve ne rendete conto quando le assaggiate. I nostri ravioli sono cotti, adesso li andremo a togliere. Vi raccomando, non li scolate con lo scolapasta, ma così, perché sennò andandoli a buttare si rompono tutti quanti. In questo modo, vedete, li mettiamo prima in una pirofila e poi li andiamo ad impiattare. Adesso andremo a impiattare. Come prima cosa ho frullato il nostro condimento di prima, una parte l'ho frullato e una parte l'ho rimasto così, che lo andiamo ad adagiare qui al centro, dove ho fatto una guarnizione con dei fiori di zucca. Poi ho fatto l'olio di prezzemolo, ossia l'olio d'oliva, e ci ho frullato dentro il prezzemolo e andiamo a cospargerlo sopra in questo modo. Abbiamo finito di impiattare il nostro piatto finale, eccolo qui. Se anche questa ricetta è stata di vostro gradimento, io vi aspetto alla prossima, tutti puntuali vi raccomando, un bacio grande grande a tutti, alla prossima. Ciao ciao!